Ciao carissima, benvenuta. Benvenuto Prem, cioè, grazie a te di avermi accolta anche questa giornata, insomma, sono felicissima di essere qui con voi. No, ti ringrazio io perché parlare di se stessi, raccontare della propria esperienza fatta con me nel Master Sciamanico di Trasformazioni Mai Pagu non è semplice, non tutti riescono a farlo, quindi sono veramente tanto, tanto grato. Allora, per iniziare, ti vuoi presentare un po', magari racconti chi sei, che cosa fai, che lavoro fai, dove vivi, quello che ti senti di dire. Allora, io mi chiamo Lucia, vivo in Puglia, quindi in un posto comunque meraviglioso, stupendo, e sono biologa, quindi mi occupo di valutare l'attecchimento dei trapianti di midollo osseo e sono anche quality manager, cioè in pratica mi occupo di gestire i percorsi dei pazienti trapiantati o che comunque si avviano a intraprendere una terapia cellulare. Quindi dei percorsi molto molto importanti che mi hanno sicuramente dato tanto, perché avere a che fare con la malattia, ma allo stesso tempo con la guarigione e quindi con diciamo, il donarsi, perché poi nel trapianto di midollo osseo è spesso una persona sana che si mette a disposizione per completamente rinnovare una persona che diciamo, ha una patologia che non può gestire, è veramente un dono grande, quindi offrirgli questa nuova possibilità. Quindi sicuramente questo ha aperto anche molti orizzonti miei interiori. Oh. Senti Lucia, ti ricordi dove e quando ci siamo conosciuti? Assolutamente sì, è stato un momento emozionante. Seguivo alcuni anni fa, quindi un percorso con Italo Cillo, con il suo gruppo, quindi Primordial Freedom, quindi sempre un gruppo di crescita personale e spirituale. E mi ricordo che tu eri lì, quindi con il tuo gruppo Love Shaman Way. E la cosa che mi colpì tantissimo è questa gioia nei vostri occhi, questo senso di umiltà, questo saper giocare con la vita, con le emozioni, con le canzoni. E sicuramente è qualcosa che mi è rimasta profondamente nel cuore, perché la semplicità, la gioia del vostro modo di insegnare, di essere presenti nella vita degli altri è incredibile, quindi mi ha affascinato molto, mi ha colpito tantissimo. E sapevo che un giorno ci saremmo comunque rincontrati ed è così che è stato poi alla fine. Bene, Lucia, senti, che cosa ti ha spinto a ricontattarmi e a voler iniziare il Master Sciamanico di Trasformazioni Mai Pagu con me? Allora, io avevo scoperto da poco di essere in attesa di un bimbo. Io ho 50 anni, quindi ho un'età abbastanza, diciamo, in là, però, diciamo, la vita mi ha portato ad avere questa gravidanza, così, un po' nei tempi che ha ritenuto, diciamo, opportuno. E appena ho avuto questa notizia, in me si è accesa una specie di lampadina, cioè mi sono ricordata di quello che avevo vissuto con voi e di questo profondo senso di connessione che ho sentito profondamente con il vostro gruppo e ho sentito che l'anima che voleva, ecco così, venire al mondo attraverso di me in qualche modo richiamava questa attenzione verso la purezza, verso la natura, verso la semplicità, verso la bellezza pura, molto semplice. E allora, niente, come è stato spontaneo contattarti? Perché ti ho sentito da subito un po' come padre, compagno, maestro e lo stesso il tuo gruppo. Quindi questa cosa è stato come sentirmi, volermi sentire avvolta in questo momento particolare della mia vita da una famiglia. Quindi di sentirmi accompagnata nell'accompagnare questa anima, quindi che con me, avendo vicino una guida, una famiglia che allo stesso modo riuscisse a parlare con me e riuscisse a parlare con il linguaggio che la piccola conosce, secondo me è il linguaggio di Love Shaman Way.
Ecco, grazie, sono molto, molto contento di averti rincontrata e di poterti accompagnare in questo cammino che faremo insieme per i prossimi mesi. Senti, ti posso chiedere quali sono state le difficoltà che hai incontrato all'inizio del percorso? Non so, magari la gestione del tempo, non so, il numero di esercizi, la difficoltà, il viaggio sciamanico, che cosa? Allora, sicuramente quello che accade all'interno di me, quindi probabilmente spesso può accadere nelle persone, è quello di avere paura di mettersi in discussione. Quindi noi abbiamo tutti, almeno io parlo per me stessa, il mio sistema di credenze, la mia realtà, quindi che è fatta dai miei condizionamenti, da quello che ho vissuto da bambina, dalle mie esperienze passate, da quello che mi ha ferito, da quello che mi ha reso felice e infelice. E quindi naturalmente tutte queste cose influiscono tantissimo perché creano una mia realtà. E quando ho incontrato voi, quindi ho incontrato te e il mio meraviglioso gruppo Cerchio Sciamanico, quindi con tre compagni straordinari, naturalmente mi avete messo davanti a delle realtà diverse da quelle che io ho sempre immaginato, sentite reali per quello che sono adesso, diciamo per quella che ero più che altro. E quindi ho avuto un po' di difficoltà all'inizio a entrare anche e capire le realtà degli altri. Però è stato un momento iniziale. Poi, grazie alle pratiche, quindi ho capito invece la bellezza delle persone che avevo di fronte e quanto potevano insegnarmi, quanto mi facevano da specchio e quanto la loro realtà, quindi era anche la loro realtà un'espressione delle loro esperienze. E quindi insieme in qualche modo potevamo aprire i nostri orizzonti. E quindi naturalmente aprendo i nostri orizzonti si aprivano nuove opportunità, nuovi modi di pensare, nuovi modi di vedere la vita. Tutto questo con molta semplicità, molto amore e molta dolcezza, devo dire, perché naturalmente ci si mette praticamente in questo percorso molto a nudo, diciamo, si entra molto nel particolare, però allo stesso tempo si è vicini, ci si sente vicini ai compagni, al proprio maestro, alla propria guida, quindi con nessuna difficoltà si riesce a tirare fuori tutte le parti nostre più buie, nascoste, i nostri dubbi lasciati lì atavici in un'area della nostra mente oppure del nostro cuore, che naturalmente rimangono cristallizzati e non ci fanno respirare, però non ce ne accorgiamo. E quindi ti ringrazio perché è una persona che riesce comunque a tirare fuori delle cose che neanche noi riusciamo a vedere più, e dei compagni che ti aiutano a fare questo è qualcosa di meraviglioso. Quindi questa è stata la mia difficoltà, lasciandoti poi andare, quindi all'apertura e alle esperienze, naturalmente è diventato tutto molto più semplice. Bene, e quali sono invece state le cose che ti sono piaciute di più? Adesso hai detto sicuramente il confronto con i tuoi compagni, un bel gruppo, è stato un gruppo veramente molto molto bello dove tutti vi siete impegnati, tutti vi siete aperti all'altro, magari come mai avete fatto prima nella vostra vita. Però tra gli esercizi, le pratiche, i rituali, che cosa ti è piaciuto di più a te personalmente? Allora, tantissimo, sarebbe da dire molto. Allora, le parti iniziali mi sono piaciute molto perché, vabbè, i viaggi sciamanici, tantissimo perché, ecco, la mia intenzione era quella di entrare in connessione con la mia piccola, non sapevo come, non sapevo in che modo, e sicuramente il viaggio POT è un viaggio che ti connette alla parte più intima di te stessa, quindi alla parte forse più vera, cioè io mi sono sentita proprio viaggiare insieme a questa bambina, conoscerla attraverso questi viaggi e allo stesso tempo sono entrata in connessione non soltanto con lei, ma con gli elementi della natura, con l'aria, con l'acqua, col fuoco, con la terra. E quindi e ognuno di questi elementi ha portato dentro di me dei cambiamenti. Mi ricordo che, ad esempio, non so, ai primi tempi ho sofferto tantissimo per problemi della gravidanza e ho avuto un distacco di placenta, quindi tante cose. E lavorando proprio con lo spirito dell'acqua, dell'aria,
Cioè, mi hanno dato una sensazione di guarigione, di purificazione, oppure per esempio lavorare col fuoco, quindi sentire cristallizzate dentro di me quelle parti piene di dubbi, di paure, di incertezze, di sofferenza, vederle proprio in punti particolari del mio corpo, quindi fare andare lì, diciamo, il fuoco a trasformarle, quindi a renderle qualcosa di utile per la natura e quindi vedere anche in questo la bellezza della trasformazione, cioè del non vedere le cose negative che sono dentro di noi. Sono delle cose, sì, che si sono cristallizzate per tante motivazioni nella nostra vita, però che in qualche modo ci hanno accompagnato, quindi lasciamole trasformare dalla parte di noi stessi, quindi lasciandole trasformare diventano qualcosa di prezioso e lasciandole andare rimaniamo sicuri e questa è stata un'altra esperienza meravigliosa. E poi niente, praticamente ecco anche questo scoprire appunto tutte queste realtà distinte in cui viviamo, quindi non dare più questa potere agli eventi, alle situazioni di intrappolare la nostra vita, dargli questo potere di essere la causa della nostra felicità. Questa è stata una bellezza incredibile, sapere che dentro di noi, quindi comunque attraverso le pratiche, riuscire a sviscerare questa forza interiore che ti rende libero, che fa sì che tu possa gestire in qualche modo la tua mente, il tuo corpo. Ecco, un'altra cosa importante. Ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, perché è una parte integrante di me, quindi corpo, mente e spirito, devono in qualche modo insieme armonizzarsi per poter in qualche modo fluire con tutto ciò che ci circonda. Non può rimanere una parte di noi stessi indietro, quindi gestire meglio l'alimentazione, fare pulizia nella casa, è come fare pulizia dentro di noi. Quindi sono tante le cose veramente di questo percorso che mi hanno dato tanto. Senti, abbiamo toccato anche delle tematiche legate all'energia sessuale. Tu come hai vissuto tutto questo? Beh, è stata un'esperienza incredibile perché avevo le mie idee, le mie concezioni. Alcune si sono rafforzate, nel senso che sicuramente ho capito anche attraverso questo percorso di vivere in una relazione meravigliosa, in un amore incondizionato. E l'ho scoperto ancora di più, quindi adesso, però ho scoperto anche che posso migliorare, come tutte le cose si possono migliorare, possono, e anche questo lato, diciamo, della sessualità può sicuramente diventare ancora più. Io sono sposata, quindi con mio marito, posso ancora scoprire nuove emozioni, quindi, e naturalmente nuove vitalità. Quindi, anche questa è stata un'esperienza incredibile, non facile, perché all'inizio abbiamo le nostre convinzioni, i nostri tabù e tante cose che ci legano in degli schemi predefiniti, però l'apertura quindi ci fa in qualche modo vedere attraverso anche gli occhi degli altri realtà nuove, sicuramente. Poi lo senti col cuore che sono realtà pure, realtà belle e non sono assolutamente realtà, diciamo, che in qualche modo contrastano col tuo essere. Bene, senti, ultime domande. Ti ringrazio, sei veramente bravissima. Se tu dovessi dire a qualcuno che ti sta ascoltando perché è importante fare il Maipacu, che cosa gli diresti in sintesi? Gli direi, mi raccomando, non avere paura, vai, affronta finalmente quello che hai voluto sempre fare, perché se sei qui, se sei davanti a questo video, o comunque se stai cercando, quindi diciamo di liberarti da tutto quello che ti ingabbia, ti rende succube degli eventi, delle situazioni, delle persone, se ti senti vittima, se ti senti non libero di essere te stesso, guarda,
Ti giuro che questo è il percorso per te, nel senso con una guida amorevole, gentilissima, umile, un gruppo fantastico, quindi scopri veramente chi sei, entri in connessione con te stesso, quando entri in connessione con te stesso, entri in armonia con tutte queste parti che dicevo, corpo, mente, spirito, ti senti forte, centrato e hai quella forza di affrontare le situazioni con una risposta diversa, perché le situazioni sono sempre quelle. Poi noi rispondiamo in maniera diversa. In base alle nostre consapevolezze acquisite. Questo vuol dire che non sono le condizioni, gli eventi esterni a darci la felicità, ma siamo, è come noi siamo in quel momento ad affrontare queste cose. Quindi puoi vedere in tutto quello che ti circonda delle incredibili opportunità di miglioramento e non puoi lasciarti sfuggire questa occasione per rinnovare la tua vita. Allora, senti Lucia, adesso con le consapevolezze che sono, con quelle che già avevi, con quelle che sono emerse lungo il percorso, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, un'altra cosa importante del percorso del MyPaQ è stato quello di costruire, e non l'avrei mai potuto fare da sola, la mappa della vita. Non avrei mai pensato a questo strumento che è interessantissimo, bellissimo, cioè ho cercato di visualizzare quindi le aree della mia vita, l'area relazionale, la salute, il lavoro, e per ognuna di esse cercare gli step pian piano, avendo una visione e diciamo un metodo anche grazie agli strumenti che tu ci hai fornito, de definendo dei tempi, quindi per arrivare, diciamo, a dei risultati. E quindi questo è un ambito appunto relazionale. Voglio naturalmente migliorare alcune aree della mia vita relazionale, quindi mi sono posta degli obiettivi da fare in un determinato tempo, incontrando anche un mio compagno che si occupa di quest'area della vita, quindi che sicuramente mi potrà aiutare, e poi anche con te, anche nell'ambito per esempio spirituale, continuare a fare quindi dei percorsi che naturalmente mi aiutano a ampliare ancora di più, diciamo, le consapevolezze, perché naturalmente si è sempre in miglioramento e quindi ci sono sempre nuove opportunità, nuove aperture e sicuramente una cosa importante è non lasciare andare le pratiche perché la mente molto facilmente ritorna indietro, quindi si può ritornare oppressa. Quindi ecco, questi sono diciamo gli obiettivi principali che mi sono un po' posta in questo momento, oltre a quello appunto naturalmente di continuare questi percorsi per accompagnare la mia piccola. Questo vi ringrazio profondamente. È un piacere. L'ultima domanda. Se dovessi definire con una parola il percorso sciamanico di trasformazione Maipaku, quale sarebbe? Allora, per me sarebbe connessione, perché è un percorso che ti connette alla vita, che ti connette alla natura, che ti connette ai tuoi compagni, che ti connette con la parte più vera di te, ti connette con le esperienze e quindi in cui non ti senti più una persona sola, ma ti senti parte di un progetto più grande. Ecco, Lucia, io ti ringrazio davvero di cuore, è stato un piacere accompagnarti nel Marta Sciamanico in Maipaku e anche di averti qui. Grazie proprio per il tempo che hai dedicato a me e a tutte le persone che vedranno questo video che sicuramente sarà di grande ispirazione. Mi auguro che la prossima volta che ci vedremo ti potrò intervistare con un'altra presenza tra le braccia, sarebbe molto molto bello. Luce e amore per il tuo cammino. Aho. Grazie a tutti i miei compagni e grazie a voi tutti. Aho.